nostri sogni. Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Buonasera dallo studio centrale di TV6. Erano 16 mesi che non commentavamo una vittoria in trasferta del Pescara. Bene, è arrivata a Carpi dopo il pareggio di Cremona, quindi 4 punti in 2 gare esterne. La classifica torna a sorridere, anche se, come dicevamo lunedì scorso, la classifica dovrà essere vista soltanto nei prossimi mesi di gennaio, febbraio o marzo. Intanto questo inizio di campionato torna a far sorridere la tifoseria bianco-azzurra. E domenica all'Adriatico in programma la gara con il Cittadella alle ore 12.30. Abbiamo tanti spunti dopo questa vittoria, 2 partite senza gol, una squadra che sembra anche più cinica, una squadra più coperta rispetto a quelle che ci proponeva Zeman anche nel precedente campionato di 5 anni fa. Pensate che se il Pescara dovesse vincere domenica prossima con il Cittadella avrà gli stessi punti di quando Zeman ha vinto il campionato. Però non facciamo voli pindarici, non guardiamo avanti, commentiamo questo momento con i seguenti ospiti. Il vice sindaco di Pescara, Antonio Blasioli, buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Al suo fianco abbiamo l'agente assicurativo e agente FIFA dei calciatori, Dino Zappacorta. Buonasera Dino, buonasera. Ben rivisto anche a te. Ritroviamo il nostro compagno di viaggio Antonio De Leonardis, buonasera Antonio. Buonasera, Enrico. Qui alla mia sinistra il super tifoso che segue il Pescara dentro e fuori casa da decenni, Leo Sfamurri, buonasera Leo, buonasera. Che ricopre anche una nuova carica nel mondo del calcio, poi ce ne parlerà, e poi torna con noi dopo la settimana di squalifica o di assenza, Francesco Di Francesco. Buonasera. Salve Francesco. A tutti. Buonasera. Andiamo a salutare in regia Andrea Costantini, buonasera Andrea. Buonasera, buonasera Enrico, buonasera a tutti i nostri amici da casa. Subito il numero per interagire con noi, il 392-623-7060 per gli sms. Si va completando la giornata di campionato con il posticipo in corso al nuovo stadio Benito Stirpe di Frosinone. 0-0 il parziale al 32esimo tra Frosinone e Cremonese, col Frosinone che può prendere la vetta solitaria del campionato di Serie B. Anche in Serie C si gioca nel girone del Teramo, 0-0 il parziale tra Feralpi e Pordenone. A te. E come sempre il nostro Maurizio Dagui ci propone dei titoli che possono essere interpretati in tanti modi, noi ve lo facciamo vedere, poi ognuno da casa si farà un'idea. Va bene, lo sapremo più tardi. Allora, si torna a vincere dopo 16 mesi in trasferta, è un buon segnale Blasioli? Io penso assolutamente di sì, insomma eravamo abituati a una vittoria iniziale del Pescara, poi a un po' di rimonte, un pareggio 0-0 che comunque rappresenta una originalità per la squadra di Zeman, e adesso questa vittoria fuori casa dopo tanti mesi, 16 credo, insomma da prendere assolutamente positivamente. Dino Zappacorta era presente a Carpi, è stata la migliore prestazione oppure hai notato altre prove nelle precedenti gare positive, prove positive? Adesso dirò una cosa che chi mi ascolta dice questo è scemo, per me è stata la peggiore prestazione. Benissimo. Dopo però ci spiegherai il motivo. Secondo me è chiaro. Ma di quelle che hai visto oppure di tutte? No, di quelle che ho visto finora. Ci sono state molte altre molto più spettacolari. Io sono per lo spettacolo, partite così non mi piacciono. Leo Sfamurri è d'accordo o no? Sono anche Leo le ha viste tutte. Sono abbastanza d'accordo con Dino. Eccoci qua. Francesco? Nemmeno, dalla parte opposta sono. Tatticamente è stata una delle migliori partite, se ci si diverte solo con un 3-3 con il Frosinone, con un 4-1, con un 2-0, io non lo so, questione di punti di vista. Se poi vogliamo, come ogni tanto nel passato diceva l'amico Dino, parlare
di calcio, entrare nelle pieghe, al di là delle poesie, dei parole, del bel parlare, dell'italiano forbito e tutto il resto, tatticamente è stata la migliore partita. Va analizzata. Dopo ognuno spiegherà i motivi del proprio pensiero. Antonio De Leonardis? Anch'io, l'interpretazione, ovvio che l'interpretazione mia è... Se prendiamo solo questa partita invece di stare a vedere tutte insieme, mi è sembrato insomma, una partita molto equilibrata e soprattutto... Cioè tra le migliori o le peggiori? Io direi tra le, più che tra le migliori, quella che secondo me ha, ha mostrato un progresso, quel famoso progresso che cerchiamo di vedere dall'inizio, perché finora la squadra è stata insomma, non era continuità di rendimento, insomma, ha avuto sempre, tra l'altro, sempre confermazioni nuove e via dicendo. Questa volta è stata una partita, se vediamo solo la partita, è stata una partita che il Pescara ha, praticamente l'ha dominata, nel senso vero della parola, probabilmente pure per i limiti mostrati dal Carpi. Il primo tempo il Carpi aveva solo questa soluzione del lancio lungo per Mbakou, chiaramente non ha mai impensierito la squadra. Una volta passato in vantaggio, il Pescara la partita questa volta veramente l'ha gestita in maniera quindi nella gestione ti è piaciuto? No, ma soprattutto perfetta, non, senza rinunciare, voglio dire, perché di varie occasioni ne abbiamo peggio Cremona, no? Più una ripresa, esatto, rispetto a Cremona che è stato secondo me un pari molto anomalo, nel senso che è una squadra che magari non ci aspettavamo nemmeno quel tipo di gioco, ha giocato pochissimo. Questa volta, voglio dire, è una partita che il Pescara poteva durare, secondo me, anche 360 minuti la vinceva, senza avere... La signora, ci diamo del tu qui in studio perché siamo tutti sportivi, sei più vicino all'idea di Zappacorta, di Leonardis, di Sfamurri? La discordanza è completa. Io sono molto più vicino all'idea di Leonardis perché... Secondo me questa è una squadra giovane fatta di giocatori anche con grande talento e credo che quando si è giovani si fa presto a prendere l'entusiasmo, come è stato per esempio con la partita con il Foggia, dove comunque il Pescara anche in quella partita diciamo ha subito un po' e adesso era utile invece una vittoria fuori casa, quindi anche un po' di cinismo nel difendersi bene, come diceva Antonio, secondo me è positivo. Allora, cerchiamo di capire perché non è piaciuta Dino Zappacorta. Hai detto che è stata la peggiore, no? Se non ricordo male. Allora, partendo dal presupposto che la Cremonese è stata, ma molto, molto, ed è molto più forte del Carpi. Come il Frosinone, in questo momento credo che sia la squadra più forte del campionato, in questo momento. Tutte le altre partite che noi abbiamo fatto, a prescindere che ci hanno rimontato, per errori purtroppo individuali, noi abbiamo fatto calcio, abbiamo dato spettacolo e poi abbiamo preso dei gol per errori individuali. Ieri, la partita dell'altro ieri, come quella di Cremona, è stata una partita insipida, non è una squadra di Zeman la partita di ieri. Quindi adesso, se è stata fatta di proposito, e non credo, per non prendere gol, o è stata fatta perché è venuta che il Carpi, poveretti, questi sono, non è che è palla lunga e pedalare col Negretto lì davanti che cercava di fare qualcosa, e non credo che sia stato impostato per fare le partite così, almeno per come conosciamo tutti noi Zeman. Il Carpi aveva 11 punti, giusto? Ma prescindendo dai punti, io, per il primato, sì. Infatti, no, attenzione, io sto 10, dicendo 10, quello 10, che ho visto. 10 credo. 10. 11 punti, 11 no, a prescindere dai 10 punti fa 14, quindi giocava per il primato. Dirò un'altra cosa, se il Carpi gioca per il primato, il Pescara è molto, ma molto più forte del Carpi. Posso, nonostante non mi è piaciuto, se posso aggiungere una cosa, Antonio, a supporto di quello che stai dicendo, secondo me non è che dobbiamo stare sempre a parlare del Pescara di Zeman, che è solo quello. Il problema vero è che in questo momento e dall'inizio fino ad oggi Zeman sta cercando una quadratura in un organico molto ampio, voglio dire, e credo che il gioco di sabato, voglio dire, è stato determinato anche dalla scelta degli uomini. In effetti, voglio dire, la presenza di Bovo e Coda al centro, di Balzano, che non è più Balzano di 6 anni fa, ma un giocatore d'esperienza che mantiene anche la posizione molto, molto più di prima, secondo me ha condizionato, ma questa volta in bene, la squadra, voglio dire, perché una squadra che non rischia assolutamente nulla contro un Carpi, sì, che l'ho detto anch'io, che a me è sembrato avere tantissimi limiti proprio di gioco, e secondo me sono emersi ancora di più nel
nella ripresa, quando ha dovuto fare ancora di più la partita per rimontare. Quindi è ovvio che con Bove e Codo centrali, Balzano e Balzano esterno. Cioè lui dice ancora non mi sembra la squadra di Zeman, no, ti sembrava più nelle precedenti partite. Le ultime due partite non mi sembra la squadra di Zeman. Scusa, Dino, quello... sembra la squadra di Zeman. Sicuri che andremo avanti fino alla fine del campionato, ci rivedremo a luglio al mare e ci accorgeremo se posso, se posso. Allora Zeman adesso è questo, è una squadra diversa che non, è, oppure nel senso oppure è una squadra diversa e Zeman sta lavorando da allenatore esperto, no, qual è, intelligente qual è, con uomini diversi, e quindi anche lui forse si adatta. Non è né un delitto e né un errore adattarsi. Però a beneficio di quello che dice Dino, lo stesso Zeman a fine partita, no, ha detto che non era contento. No, il problema è quello, è molto più d'accordo con me, d'accordo. E con voi, nonostante l'allenatore Pescara, e ha vinto. Io secondo me poi... scusa Toto Senero, per esempio io preferisco 2 miliardi di volte all'infinito Balzano, visto il Balzano che abbiamo visto qui, a Zambano. Zambano è bravo, elegante, frufru quando scende, vabbè, bello, tra un'ora e entusiasmante, dopo giù dietro un gol a brodo. Allora io mi tengo Balzano che scende intelligentemente, tatticamente, tecnicamente, parlando di calcio, invece di 15 volte e sbilancia la squadra, scende magari 5 volte, dà il suo apporto nell'azione del gol e poi è bravo in fase difensiva. Qua ci dobbiamo mettere d'accordo, che cos'era? Uno deve, De Leonardi, deve... se, però Dino dice Zeman forse la pensa come me. No, no, ma la Zeman l'ha detto. Il problema vero in questo momento è quello che pensa Zeman, secondo il mio punto di vista. Nel senso che questa la squadra comunque l'ha messa lui in campo, voglio dire, non è che l'abbia fatta Dino, l'ho fatta io. È una scelta dell'allenatore che secondo me sa benissimo in questo momento che Bovo e Coda non possono essere i due centrali che possono, che il suo calcio, nel senso, certo, che sono tante volte, se noi andiamo a vedere la partita, hanno avuto tutti e due l'ammonizione quando sono dovuti intervenire a metà campo in affanno, facendo fallo, perché è chiaro che non sono i centrali che vuole Zeman, veloci, che stanno, per cui... Quindi sei d'accordo con lo stesso Zeman quando dice un caso che con Bovo da due partite non prendiamo gol? No, secondo me non è un caso, nel senso che la squadra era... E perché lui dice così allora? Ma perché lui l'ha detto chiaramente che non è il calcio che vuole lui, voglio dire, lui giustamente, lui c'ha questa immagine sua, questa ambizione pure di presentare, di offrire un calcio che si ispira, che ti devo dire, al calcio totale dell'Ajax di Michel e Cruyff, si ispira al calcio in cui tutti i giocatori possono giocare in qualsiasi ruolo, di Lobanovski, per dire, queste sono però poi le origini, si vince, va bene quando... No, però il problema è che lui vuole arrivare a questo tipo di calcio, però con la squadra che lui mette in campo, lo sa prima, non è che è stata una sorpresa allora, per lui, scusami, che Bove e Coda avrebbero giocato in quel modo, lo sa prima di andare, altrimenti non farebbe l'allenatore, è ovvio, no? Il problema è capire quando lui potrà avere delle alternative a questi giocatori, che siano più veloci, due centrali veloci, che possono accompagnare la squadra a fare tutti, lui dice tutti difensori e tutti attaccanti, benissimo, sta benissimo pure a me, anzi sarebbe il calcio meraviglioso, ripeto, è il calcio che ci ha offerto, che ha fatto la storia del calcio, quello dell'Ajax. Sperando però di non beccare poi 55 gol. Ma no, ma il problema, ci puoi arrivare, il problema è che se tu gli interpreti questo sono questi, io per quello ci ho visto un progresso immediato, nel senso che questa squadra in questo momento a mio avviso ha trovato una soluzione che è molto affidabile, al di là di quelli che possono essere i limiti del calcio. Tu scuoti la testa perché non sei d'accordo che questo sia di interpreti. Si è dimenticati che Zampano e Crescenzi erano indisponibili, che Proietti forse si è rotto il crociato, quindi sono scelte forzate. No, scusami, Bovo e Coda non sono scelta. Bovo sta giocando perché Perrotta si è fatto male. Sì, perché Perrotta cambia molto come centrale. No, come no, ma io non sto discutendo dei singoli, che sto dicendo la formazione. La formazione l'ha fatta. Che Proietti ti dia qualcosa in più a livello qualitativo e qualcosa in meno a livello di interdizione rispetto a Canutè è una cosa che sa tutti, no? Che Balzano sia più bravo in fase di copertura di Zampano è una cosa che si sa, l'ho visto e questa è la prestazione. È un bel giocatore,
che bravo Proietti, però io ti dico che preferisco, per quello che ho visto quest'anno. Poi Canutè è stato scoperto, che detto, non sappiamo. Ah, tu quando hai detto adesso parliamo di, in questo momento, in queste partite, preferisco 10 volte Canutè a Proietti, che magari Canutè mi dà leggermente in meno, ma nemmeno tanto, perché i Proietti che abbiamo visto a Pescara tanta qualità non me l'ha data. Quando te mi dà qualità, mi dà anche un po' di dinamismo e anche un minimo di copertura. Stiamo però a prescindere dai nostri pensieri, Francesco, scusami, perché sai benissimo che ognuno di noi no, certo, preferisce quel giocatore, quell'altro. Ma che sto dicendo che no, in base a quello che ci propone, io non sto parlando di formazione, no, in base a quello che ci propone Zeman, è alla ricerca di quell'assetto definitivo, perché lo stiamo facendo dall'inizio del campionato. No, io, Henry, se posso e si sta avvicinando al suo prototipo di squadra. Secondo me si sta cercando di avvicinarsi. Perché dici di no? Cosa manca? Parla prima. No, non manca niente. No, il Pescara è una squadra fortissima in tutte le parti, ha doppi giocatori in ogni ruolo, uno più forte dell'altro, per fortuna, perché abbiamo visto che è raro che due difensori laterali, Crescenzo e Zampano, si facciano male nello stesso momento. Non scordiamoci, Antonio Balzano viene da un periodo di inattività, quindi ha fatto cose grandissime, ha giocato 90 minuti, ha rincorso fino al 93esimo l'avversario, si è fatto vedere intelligentemente in fase propositiva quando serviva, quando era corto di fiato è rimasto indietro, poi se non sbaglio è stato anche ammonito, quindi ancora di più è stato attento. Ma quello che la seconda munizione, prima, perché la prima l'aveva presa in panchina a Cremona, non giocando. Anche. Quindi quello che dico io, non mi azzardo a parlare di singoli, per me sono tutti forti. No, ma io dico che Canutè dà qualcosa in più a livello fisico, strutturale, di peso e di quantità, che Proietti lo dava in qualità. Io penso che se ci fosse stato Proietti abile avrebbe giocato Proietti, penso che se ci fosse stato Crescenza. Io comunque, lo penso io. Pur essendo un fanatico di Zeman, sono altrettanto convinto che 9 volte su 10 Zeman, quando parla, si diverte prenderci in giro. Bravo. Questo discorso a cosa è legato? Si diverte a dire le bugie, tra virgolette, ossia tante volte a dire quello che tutti si aspettano ad accontentare. Ma tutti quanti, beh, allora lui dice: ma io preferisco il calcio spettacolo, io preferirei questo, sì, a me mi piace di più il difensore rapido e con Magnabello, sì, sono tutte cose che sappiamo, e secondo me tante volte lo dice per accontentare la platea, forse anche per prendere un tantinello, diciamo, in giro, un tantinello in giro, tanto l'interlocutore del momento. Vabbè, però a prescindere poi dall'aspetto mediatico, noi stiamo analizzando quello che ci propone il campo, no? Quello che ci propone il campo, la partita di Carpi è stata una partita... Io non lo so, meglio di così, fuori caso. Credo che come deve giocare. L'errore che si possa fare è sempre il paragone con 5 anni fa, dove ricordiamoci l'inizio fu ricco di stenti. E come giustamente diceva l'altra volta Totò, c'erano però giocatori diversi, giocatori già formati. Ossia, qua sono arrivati tanti messaggi. Già formati, giocatori esperti. 5 anni fa? Sì, ma mi ricordo la campagna acquisti che facemmo, ci volevano ammazzare. Allora Anania era un portiere che voleva che andava bene. Ma io comunque sono sempre dico sempre che se continuiamo a fare il paragone con il Pescara di 5 anni fa corriamo il rischio di cadere in errore. È un mio pensiero. Blasioli, è strano, ma sono d'accordo. Credo che, come nei dibattiti un po' parlamentari, diciamo, l'interpretazione autentica l'ha data il mister alla fine della partita, quando ha detto questo, diciamo, non è quello che volevo in campo, certo, in questo ma quella è matematica. Però è la stessa squadra che ha fatto lui, quindi evidentemente non credo che si dà la zappa sui piedi in questo momento, stia cercando di buttare la discussione altrove, anche se mi piace pensarla in questo modo, un po' per difendere i giovani che stanno in campo, perché noi giocavamo con 2 diciottenni, mi sembra 2,98 e 2,99, questo lo dobbiamo un attimo evidenziare, perché nessuna squadra in Italia gioca con 2,99, squadra 2,98. Veramente giovane, e tra l'altro i 2 diciottenni che sono Capone e Canutè, che sono stati i migliori in campo, a mio avviso i 3 davanti, 2 vengono da un campionato primavera, Pettinari che non lo dà più nessuno. Pettinari in vita sua ha fatto, lo dico a modo di battute, 2 gol, sì, 7 gol. Adesso già Capirci, sta facendo miracoli con questa squadra. Zeman sta facendo miracoli, per adesso sta ottenendo il meglio e il massimo dai singoli giocatori, sta cercando di formare la squadra, dopo che tipo di squadra lo vedremo, come dice Totò, strada facendo, ma soprattutto sta facendo crescere i giovani, perché Capone 3 gol. E nell'occhio del ciclone del sole, sabato ha fatto un partitone, ha dimostrato anche di essere migliorato molto nel dare il suo contributo tattico alla squadra. 5 anni fa, la squadra di 5 anni fa c'aveva Insigne,
ne ha fatti due a questo punto del campionato, quindi insomma Capone. Leo, tu sei in silenzio perché aveva giocato con Zeman a Foggia, veniva da un campionato a di Serie C, quindi una categoria sotto, non veniva dalla terza categoria. Cioè, qua mentre vengono i ragazzi. È spronato la zampa corta. Scusa, no, Leo, per 10 minuti ti prometto che non parlo. Quando diciamo città della discordanza, proprio in relazione a questo fatto che ognuno la pensa in maniera diversa, ci mancherebbe. A ognuno piace vincere con un gol di scarto, senza subire gol, altri prediligono lo spettacolo e tu invece... Io ho ascoltato con piacere perché ovviamente è interessante ascoltare correnti pensieri diversi. Io credo che domenica abbiamo fatto una partita da Juventus, tosta, cattiva e qualche azione da gol. Probabilmente Dino si riferisce che... No, quindi c'è ragione a Dino quando non è squadra zemaniana. Appunto, probabilmente a noi piace un po' più il Napoli. Non a noi, tutta Pescara è abituata a un calcio fatto senso, bene. E non solo con Zeman. Cioè, nel senso, il discorso è più che altro. Bisogna essere realisti, però. Cioè, ma siamo realisti. Dal mio punto di vista. 1-0 con un Carpi che ha fatto un tiro in porta perché c'è un voglio dire, dal mio punto di vista, la partita col Carpi, che è stata, secondo me, sul piano di quella partita. Vedi solo quella partita. In porta, ragazzi. No, hai visto la partita in maniera normalissima. Come se stessi giocando con una squadra di categoria inferiore, voglio dire, perché alla fine il Carpi ha fatto un tiro in porta. Appunto, scusami, quindi io dico, se giocando ragionamento, quello che sto dicendo io, scusami, quello che sto dicendo io, che secondo me... cosa ha detto Dino, allora state dando ragione. Alla fine mi sta dando ragione tutti. Lui non posso dare ragione. Io quello che tu sto dicendo... Roma, se non mi dai ragione. Scusa Dino, quello che sto dicendo io, che la partita di Carpi è stata giocata da una formazione che in questo momento è quella più razionale, cioè in questo momento, ora, a prescindere fino a da punto, ma fino Zeman, a che punto, ma il Zeman l'ha detto che lui vuole una squadra diversa, appunto, però razionale nel senso che fai conti con quell'organico che ha in questo momento, cioè tu non puoi fare un gioco diverso, cioè è cambiata, voglio dire, tanto è vero che se è cambiato per scelta dell'allenatore o è cambiato per scelta di alcuni singoli in mezzo al campo, che ma quello no, perché scusa, pure tu se vedi Bovo e Coda la prima volta capisci che non sono due centrali che possono giocare a metà campo, voglio dire, ma quello lo sa pure un bambino, no, ma ho capito, quindi se hanno giocato quei due, per quello ti dico, fino a che in questo momento ti ripeto, in questo momento la squadra più razionale è quello che abbiamo visto sabato, c'è poco da fare, non è che ci sta una squadra diversa in questo momento. Scusa Antonio, ti faccio una domanda che poi può essere anche per gli altri amici. Quando tu ci sta cercando, ovviamente sto bandolo dalla matassa per la formazione, sta cercando la squadra che vorremmo sia la squadra tipo, secondo te degli elementi che ha a disposizione chi potrebbe inserire rispetto a quelli, adesso lasciamo perdere Zampano, Balzano, sugli esterni più o meno sono quelli, giocano due, giocano gli altri, hanno più o meno, anzi con Balzano probabilmente, poi la faccio anche agli altri. Voglio dire, io in questo momento l'associo più a Bocchetti del finale campionato, Balzano, che non era Balzano di 5 anni fa, adesso è un giocatore di grande esperienza, di meno corsa, almeno per come l'ho visto in questo momento. Il problema vero suo è soprattutto sui centrali per la scelta che deve fare, perché ovviamente avendo a disposizione tutti, secondo te chi farebbe giocare? Ma secondo me farebbe giocare in questo momento, non ce l'ha soluzione diversa, o c'ha Bovo Coda, uno dei due, un altro più veloce potrebbe essere Perrotta, potrebbe essere Fornasier, però voglio dire, noi cambia molto quello che c'ha. Allora, per quello quindi ti sarà dico, questa la squadra? Ma almeno su quelle in difesa credo che sia questa la scelta. Il problema vero invece secondo me che resta è che Pescara si porterà dietro, si sta portando dietro all'inizio al centrocampo, dove andiamo a vedere, questo è un centrocampo in cui, io lo sto dicendo la prima giornata, in cui corre, difende, mena, e c'è il solo Koulibaly. Cioè, Koulibaly. Non c'è l'alternativa a Koulibaly. Esattamente, anche perché gli altri, Brugman è adattato come mezzala, e Canute, che adesso vediamo, o Proietti, che abbiamo già visto, più o meno hanno quel tipo di gioco. Vuol dire, non ci sono, se noi ci ricolleghiamo sempre al famoso campionato di 5 anni fa, e due mezzali erano Cascione e Cone, Cascione e Nissen, voglio dire, erano un altro tipo, e questo centrocampo è ancora tutto da vedere, funziona lo stesso secondo me, però non è l'ideale
perché probabilmente con Coulibaly prima o poi una squalifica se la prende. Fino a gennaio sarà questo. Pescara c'è un giocatore che è fortissimo. Chi è? Valzaria, fortissimo. Vabbè, Valzaria lo dici tu che l'avrai visto. No, lo dice il mondo del calcio. No, ma che il mondo del calcio? Che qual è il mondo del calcio? Scusami, se fosse fuori, ma lo stiamo vedendo. Ma qua dentro, scusami, l'ha visto pure Zeman, l'ha fatto giocare e non l'ha fatto giocare. Quindi tutto questo coso fortissimo. Cioè non è che uno deve credere a quello che il mondo del calcio dice che siamo che forti, ma non ho capito, in questo momento non è il giocatore che dici tu, almeno dopo lo vorremmo vedere. No, facciamo completare, dopo lo chiedo anche a voi. Se Zeman, perché Zeman lo stimiamo tutti, penso che non sia uno, tutti quanti, siamo tutti, stimiamo. Allora Zeman ha sempre messo Coulibaly, non ha saltato una partita. E poi ha alternato negli altri ruoli, Brugman, centrale o mezzala, Valzania qualche volta, quell'altro che si è infortunato, come si chiama? Palazzi qualche volta. Evidentemente il problema è là, cioè se Valzania, manca secondo te, ma se Valzania magari fra tre mesi diventerà un fenomeno come in attacco lui, ci sono già diverse soluzioni. In attacco sì, in attacco sono diverse soluzioni, mancando tra l'altro Mancuso che secondo me è uno dei giocatori per lui molto importanti, cioè, Gans in questo momento è un problema, però comunque è un'alternativa a Pettinari o come esterno. Voglio dire, i problemi veri secondo me sono a centrocampo, che non ha in questo momento. Tu, Dino, tu sostieni che Valzania, però io finché non lo vedo voglio toccare con mano, voglio dire, per cui in questo momento nelle due partite non è andato non male, è andato Valzania. È andato normale, dai, voglio dire, niente di che, non ti cambia. Mentre che so, per Canutè c'è stato credo un po' tutti quanti hanno avuto, non lo conosceva nessuno, voglio dire, d'accordo. Mondo del calcio. Dino, non sei d'accordo con il baffo? Ma no, sono d'accordo, ditemi cosa ha fatto Capone domenica scorsa oltre al gol, dai, siamo d'accordo. Ha fatto partite che hanno visto lo stadio. Sì, Capone, però ha fatto quello che poteva. Capone anche per me è un grandissimo giocatore, esatto. Però ripeto la domanda, ditemi cosa ha fatto Capone domenica a Carpi, oltre al gol che è stato bravo. Analizzando solo la partita. Era da sostituire, ma è un grande giocatore, però domenica era da sostituire, oltre al gol non ha fatto nulla. Tanto del sole, tutti hanno parlato benissimo, può fare molto di più. Cosa manca a questa squadra? Perché continuiamo tutti quanti a dire, diciamo pure io, però io non sono d'accordo, che questa squadra non è quella che vuole Zeman pure, no? Ecco perché io dico si diverte a prendere in giro il prossimo, a giocare fa sì, però bene. Scusa, quando fa la formazione la mandi in campo, non sta prendendo in giro nessuno. È chiaro che è una scelta meditata e corretta di un allenatore che l'ha vista per una settimana e poi sceglie quella squadra. Siamo d'accordo su tutto. Poi dopo, siccome continua a dire non è la squadra che vuole Zeman, ma lui in quali ruoli? Ossia su davanti non mi sembra, ossia tutto il problema gira attorno ai due difensori centrali che non salgono a quelle, quindi al posto dei due difensori centrali se riesce a mettercene due, questo è Elisalde che tutti quanti dicono che è bravissimo. Io sono convinto comunque che sia una buona squadra e che manca il gioco, ma non ha mai detto che non è la squadra questa, l'idea sua non è il gioco che vuole questa squadra. Quindi per vedere il gioco di Zeman basteranno due difensori centrali che non siano Bovo e Coda? Ma questa è la domanda, che a centrocampo fermati, rispondimi a me, a centrocampo chi ci vuoi mettere al posto di quello? Sta Canutè che gioca. Stiamo parlando di due cose totalmente diverse. Come no? Io non sto parlando di singoli, io sto dicendo che secondo me, ed è una mia idea, benissimo, è un giocatore offensivo, lui è un orridito di Cremone e di Carpi, questa è la mia idea. Poi abbiamo vinto e abbiamo preso 4 punti in 2 partite, ma secondo me lui non vuole questa squadra. No, questa squadra, scusate, questo tipo di gioco. Benissimo, per avere il tipo. Quindi vuole questa squadra, non questo tipo di gioco. Però Antonio dice altre cose. Per vedere il tipo di gioco di Zeman che vuole lui stesso. Che giocatori ci vogliono? Che tutto ruota, si parte sempre dai due difensori centrali che non salgono, che restano dietro. No, ma lui sta dicendo con questi uomini. Con questi uomini, non discute gli uomini. Con questi uomini, non è che vuole altri giocatori. No,
Ma ci mancherebbe. Come le fai a fare giocare diverse? Scusa, facciamo finta che non, però, facciamo finta che non mi so spiegare. Fate finta di non capire. Giocare a metà campo. Scusa, come fanno? Vogliamo rinnegare che le partite. Vogliamo rinnegare che le partite che poi ci hanno raggiunto abbiamo dato spettacolo per 70 minuti? E questa era la squadra, non è che era diversa. Poi errori individuali ci hanno pareggiato. Ma no, ma smettila con gli errori individuali. Tutte le partite sono errori individuali. Tutti i gol sono errori individuali. A meno che di fronte non c'hai Maradona, Neymar e qualche altro, voglio dire, sono sempre errori individuali. Stiamo parlando di un'altra cosa, voglio dire, quella squadra là in questo momento non è in grado di fare quel tipo di gioco, perché il gioco, le scelte lo fanno pure gli interpreti. Ma c'è poco da fare. C'è solo quell'altro tipo ma di gioco. Ma no, ma non è, no, lascia non perdere. Ho detto questo. Lascia perdere, non è quello, Francesco, non è quello. Il problema è che in effetti il gioco lo fa sempre in base agli interpreti. Ora, io quello che sostengo io, che con Bovo e Coda, questa squadra ha fatto una partita perfetta. Perfetto, che non è quella di Zema, ti ripeto, lo so pure io che non è quella di Zema, però non potrebbero fare altrimenti, perché due volte, ti ripeto, tu l'hai vista la partita, sono usciti per cercare di chiudere a metà campo e tutti e due a rimedio dell'ammonizione, perché ce la fanno a recuperare, non sono due giocatori, sono affidabilissimi come giocano loro, perché hanno esperienza, hanno qualità, hanno tutto quello che serve, mestiere e via dicendo, però su quel tipo di gioco non lo possono fare. Allora, scusami, Totò, perché devo rispondere, sì, a questo messaggio. Io non rispondo mai ai messaggi, perché ognuno è libero di dire quello che vuole, però in questo caso no, il tifoso chiede che razza di ospiti invitati, gli unici competenti sono Totò e Di Francesco, di cosa si occupa il signor Zampacorto e il signor Sfamore. Vabbè, una fesseria. No, però forse è l'unico che non sa, che non sa chi sia Leo Sfamurri, è il tifoso che segue il Pescara da dicembre dentro e fuori casa. Una domanda di Zampacorta, è un agente FIFA, agente assicurativo calciatori, no, però me lo chiede, quindi e quindi non crediamo che sia di Pescara, crediamo che non sia di Pescara, perché chi non conosce Leo Sfamurri, no, ma sicuramente Zampacorta non sarà di Pescara. Io lo perdoniamo. Nessuno, che sia chiaro, certo. Ma forse se questo signore si dovesse trovare da qualche parte sperduto, tranne in Africa, e dice un amico di Zampacorta, forse lo aiutano, gli offrono anche da mangiare. Non voglio essere presuntuoso, però, ma le cose lo perdoniamo così, perché non sarà di Pescara. E poi sono solo 28 anni che sono giusto per dire. Non ho sottolineato il vice sindaco. C'ho 35 persone in procura e 1000 calciatori assicurati. E il vice sindaco. Allora io approfitto di questo signore per farmi una pubblicità gratuita. Allora, signore, mi ascolti bene. Vai alla telecamera, visto? Ho quasi 1000 calciatori assicurati. Dal 1990 sono nel mondo del calcio professionistico. 19 ecco, società adesso ne approfitti, 33 adesso ne approfitti, ragazzi in procura. Allora l'hai mandato tu per calcio, farti forse pubblicità. Qualcosa posso dire. Poi è chiaro che dico anche stupidaggini, ci mancherebbe. È un amico perché suo. Io sono tifoso del Pescara. In altre trasmissioni, in altre città, me ne sto bello così, seduto a domanda e risposta. Quasi come è un molto amico preso di Zampacorta che ne ha approfittato per farsi pubblicità. Ma no, sicuramente. Ha dato lo spunto lui. Questo Leo, tu non è mai venuto a mangiare nemmeno al chiodo fisso, no, devi scendere di pallone, ma l'avete invitato per noi. Però la solito non esce come cognome, e a me può rispondere. Comunque Sfamurri ha visto più partite lui del Pescara che però adesso parlo con gente che parla di calcio da una frega di tempo. No, è giusta la domanda, perché se non conosce. No, adesso non li commentiamo i messaggi. No, ci manca. Guardate che quello splendido messaggio, questo è uno che vede con sì, adesso perché è vicino alle tue idee, questo è bravo e gli altri no. Perché ha detto la verità su Canutè? Ma la verità tua, la verità tua, no? No, ma mi fate incacchiare. Lo puoi riproporre. Scritto, ma non tocchiamo tu, Raiaccio. No, lo puoi riproporre. Riproponiamo l'ultimo. Cioè, che con, dice? Con una partita dice? Ah, ma non si può vedere. Non si può vedere, ha sbagliato tutti i passaggi, come può giocare? Fermati. Quello è un altro. Ti sta bene, ti sta bene. Come così, mi sta bene? Così dai, sì, sono arrivati due messaggi contrapposti su Canutè. Ah, sono due messaggi diversi. Scusate, Andrea, scusa. Fortuna che pure Leo dice che prima quello di prima. Scusa. Quello di prima, qual era? Ora rivediamo quello di prima. Andrea, Canutè è il centromediano potente fatto per Zeman, grande regia, verticalizzazione, specie sul lungo e grande interdizione. Questo era quello che avevi letto e tu sei d'accordo? No, cioè tu, scusa, subito dopo. Tu che sono d'accordo, è quello che si vede. Che no, Francia, non mi dica che si vede tutto quello che ha scritto. Ma no, quella sintetizzata. No, sì, allargato, non è sintetizzato. Un attimo.
Mi sembra un po' esagerato quello che dice, dopo una partita, non esageriamo. Sicuramente un giocatore di qualità e di valore. Due, queste esagerazioni, stasera ragionavate così, veramente c'è una discordanza totale su tutto. Tu prevedevi Cittadella perché giochiamo col Cittadella, basta con questa città della discordanza. Cittadella. L'ho capito pure io senza l'accento. Esatto, senza della discordanza, voi non siete d'accordo su nulla. E il Pescara potrebbe essere primo in classifica. Il Pescara virtualmente è primo in classifica, Antonio, se avesse vinto con l'Entella Salernitana. Come hai detto tu, in effetti, se Pescara vince domenica prossima agli stessi punti di Zeman di 5 anni fa. Anche come gol, più o meno. Adesso quell'anno aveva fatto... E quindi che significa? Che è cambiato 18... Zeman, che è cambiata l'area. Sono cambiati gli interpreti, Enrico. Io questo voglio ripetere, nel senso che ci sono ancora degli interpreti che non sono quelli che e questo è un merito maggiore per l'allenatore? Anche un merito maggiore per l'allenatore che con interpreti non adatte riesce comunque. Ma secondo me sì, difatti io per quello sto dicendo che la partita di Sabra per me è stato un passo avanti. Passo avanti perché ha offerto, secondo me, una soluzione in questo momento che è razionale minuti. Rispetto all'organico e agli interpreti che hai, perché altrimenti se gli alti e bassi prima non è che li puoi giustificare soltanto con gli errori individuali. Che gli individuali si fanno pure perché magari sei sbilanciata, magari perché non c'è una copertura eccetera. Però Antonio, questa, bravo l'avversario, questa è la vostra idea tua di Francesco. Sì. Dino continua a sostenere, non è questione di interpreti, è questione di gioco, se parliamo di calcio che ti piace, piace pure a me il calcio in cui fanno, se vedi tantissimi gol, l'ho pure detto dopo il 3-3, l'ho detto a me piace quel tipo di calcio, però chiaramente se devi fare i conti con quello che è la razionalmente, quello che è la possibilità che hai in questa squadra, ma ripeto, la scelta l'ha fatta coscientemente Zeman, non è che l'ha fatto un altro, l'ha fatto Francesco Dino, l'ha fatto quel tipo di formazione perché può essere ironico avviso, in conferenza stampa quando fa la formazione è lucido e serio, alla fine come la partita precedente aveva detto, la prima mezz'ora la squadra è rimasta sul pullman e lì probabilmente c'era pure ragione, perché in effetti Pescara è stata un po' in balia della Cremonese lì. Questa partita qua, voglio dire, l'ha giocata secondo me in maniera giusta con un avversario inferiore, perché questa è però stata qualche idea di Zeman si intravede a livello tattico. La fase offensiva la vedi, cioè la fase offensiva è così da quando ha fatto la prima amichevole, voglio dire, è d'accordo Blasioli, almeno dalla cintola in su il gol che ha fatto Capone è un classico schema della squadra di Zeman. Fase offensiva, in fase difensiva il problema ce l'ha, perché a mio avviso il centrocampo incompleto non è affidabile come poteva essere quello di tanti anni fa, manca un incontrista in più, che ti devo dire, uno che dia consistenza all'azione sia in fase di interdizione, come lui vuole giocatori che vanno attacco e difesa insieme, ecco Koulibaly cerca di fare quello, per dire, a centrocampo. Canutè finora ha fatto il suo compito, io l'ho visto con la partita e mi è piaciuto, però andrei cauto col giudizio che abbiamo trovato. Ma è normale, piano piano, lì ha sbagliato forse un altro ragazzo, resta un problema irrisolto, perché non è mezzala, non lo è proprio, tant'è vero, se voi andate lui la partita l'ha vista, il primo tempo Brugman aveva toccato due palloni, non di più. Non è stata la migliore giornata nel primo tempo, dopo si è ripreso nel corso della ripresa. Anche una bella palla gol, però sul fatto che in avanti le idee ci sono. È un problema, no? Perché Brugge è Blasioli. Io, per tornare alla domanda iniziale, chi mettereste in campo? Diciamo, io mi aspetto un Pescara diverso nei tre di attacco tra qualche mese. Io credo che la formazione che gioca attualmente sia un po' drogata dal numero dei gol che sono stati fatti realizzati nelle prime giornate. Quindi il trio che vorresti vedere? Ma io vedo molto bene Ganze, e ho notato anche che il mister ha incominciato ad apprezzarlo anche in alcune dichiarazioni, dice che si fa trovare pronto, che quindi presto arriverà la sua ora. Io credo che... Però non lo vedi ancora pronto. Credo che questo giocatore ci darà qualche soddisfazione. Ce la darà sicuramente. Ma Koulibaly ha giocato, secondo voi, secondo me sì, secondo voi sabato la migliore gara da quando è a Pescara? Secondo me sì. E quindi che è un giocatore che può migliorare. Ma certo. Diamo tempo a tutti questi ragazzi del Sole, Koulibaly, Capone, di migliorare, di apprendere anche tutto quello che Zeman
Dino, adesso sei d'accordo, stai dicendo sempre giorno. Stai annuisci, è chiaro che sono d'accordo, siamo alla settima di campionato, campionato di Serie B finisce a fine marzo. A fine marzo si vedono i cavalli da corsa. Adesso bravo, più punti metti dentro, più affini la squadra. Devo stare attento che sennò quel signore dice sono incompetente. Sto andando bene? Benissimo, ah, vai okay, tranquillo. No, no, penso io per te, vai tranquillo. No, dicevo, più adesso cerchi di mettere a punto i vari sincronismi. A prescindere da chi gioca, più si sposa la mentalità del mister, più si cerca di non prendere gol stupidi. E poi più punti si mette da parte, perché lo sprint si fa da marzo in poi, campionati si vengono da marzo in poi, ma tutte le categorie, soprattutto quelle di Serie B. In Serie B ho visto in alcuni anni squadre che erano metà bassa classifica, hanno fatto 5-6 vittorie di fila, sono andati a fare i playoff, e altre al contrario sono retrocesse. Cioè, adesso bisogna mettere più punti e sincronizzare bene il sistema di gioco. Bello pure questo messaggio. Non parlare perché te devi dire. Ti spengo il monitor, no, Francesco. Ti spengo il monitor. Che dice il messaggio? Io credo. Che dice? Che le dichiarazioni di Zeman sono più finte dei capelli di Antonio Conte. Io credo quindi, che invece non è per dare ragione a me, ma perché io tra questo è il suo cugino che scrive, si diverte, eh? Lasioli, tuo cugino che io scrive. Credo che invece diciamo Zeman comunque si trovi anche con una formazione un po' necessitata, insomma mancavano 9 credo, sì, tante assenze, 10 con insomma. Cocco con? Cocco credo che insomma dobbiamo aspettare un po', c'è anche Cocco in rosa, delle scelte. Ah, abbiamo pure Cocco, sì, Leo, comunque tu sei un tifosissimo, però ho saputo da qualche giorno che adesso ricopre anche una carica in una società di calcio, team manager. Appunto, il signore di primo, siccome non capivo niente mi ci sono messo dentro, impara quindi, qualcosa. Come si chiama questa società per i pochi che ancora... La Virtus Pescara. Virtus Pescara. È l'anno disputa... scorso retrocessa dalla prima alla seconda e quest'anno mi ha chiamato per dare una mano nel... Come mai questa nuova avventura? Come mai? Come nasce questa idea di entrare? Perché l'anno scorso sono retrocessi, si erano un po' sfaldate le cose, hanno fatto lei perché non entri dentro, cioè una mano, risistemiamo un po' tutto, proviamo a vincere il campionato, eccetera, eccetera, eccetera. Il direttore sportivo, non ti mai. No, ti no, diciamo, il direttore c'è, cioè, che è Gabriele, sono una famiglia Dezzo che conosci bene, sì. Luciano e Fabrizio, il del presidente. Ti immagino, ti pagano quindi? Magari io che pago. Ti immagino, quando c'è la partita, paghi per la... con la squadra. Io sono la squadra, sì. Ah, deve fare i cambi. Come state andando in classifica? Soltanto quelle 2-3 partite che giochiamo. Ho capito. Come state andando? Noi siamo secondi in classifica. Facciamo vedere la classifica, anche i risultati dell'ultimo turno. Abbiamo vinto le prime 2 partite. Sì. Se fregate 2 e me, questa non è persa. Non è persa. Ah, questa ce l'abbiamo. Sì, questa è l'ultima giornata, l'abbiamo persa a Loreto. Sì. Abbiamo vinto le prime 2, 5-2 e 4-1, fuori casa e in casa. Abbiamo questa è la classifica. Sì, siamo a 6 punti, quindi siamo lì. Vabbè, la prima va diretta in prima giornate. E le altre 4 vanno a fare i playoff, dalla seconda alla quinta. Quindi abbiamo passato obiettivo? Il turno di Coppa Abruzzo, ma dobbiamo vincere il campionato. Ah, non i playoff. No, beh, normale, però se ci riusciamo prima è meglio, se no i playoff, però dobbiamo vincere il campionato. Cioè voglio andare in prima per forza, la squadra lo sai, ragazzi, lo sai. Altrimenti vai via, no? Ho capito, il solito là che fa, cioè, cosa fai? Cioè. Facciamo le cose fatte bene, no? Facciamo. Quindi o si vince o si vince. Se la vince per forza. L'allenatore ti convince, sì. Sì, 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 il gruppo è solido, è divertente, una squadra è... Dici chi è l'allenatore? Beh, ma Zappacorta sai che gioca anche lui, non per sottovalutare quelli che ci sono oggi. Ma non mi ha dato disponibilità, io l'ho contattato. Ma no, perché loro giocano over. Domenica mattina alle 11 in casa giochiamo. E come fai domenica che c'è il cittadino? Domenica faccio primo tempo e secondo tempo, là al quarto d'ora entro lo stadio. Va bene. Posso dire una cosa? Un consiglio. No, no. Poi a proposito della Virtus Pescara, che è un nome storico, voglio dire, Pescara ha avuto questa Virtus Pescara fine anni 50, primi anni 60, che era a livello giovanile era una delle più in vista, tra l'altro è quella che ha lanciato Bruno Pace ha cominciato con la Virtus Pescara, era dei fratelli Iannasco, e questa era... E ha lanciato Cicci Diomede, per dire, giocatori che poi sono arrivati in Serie A, quindi il nome è una garanzia, secondo me. È una società dalla tradizione. Beh, gloriosa, no, se risaliamo agli anni, alla fine degli onorato, anni 50, questa te la puoi te la puoi giocare. Mi raccomando, dopo ci ritorniamo alla fine, perché ci devi dire anche come gioca questa squadra. Andiamo in pubblicità, perché Zappacorta che devi chiedo, fare qualcosa. Chiedo vena, chiedo. Vabbè, per Zappacorta che deve fumare. Ma potevi anche non dirla questa.
Da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro a Montesilvano svuota tutto! Sconti fino all'80% su materassi grandi marchi, Tempur, Simmons, Pirelli, Sealy. Materasso Memory, dispositivo medico, 195 euro. Materasso 800 molle indipendenti, dispositivo medico, 295 euro. Rete elettrica, due motori, 5 snodi, tutto legno, 395 euro. Letto imbottito, contenitore, da 390 euro. Consegna e ritiro usato, compresi nel prezzo. Finanziamento 12 mesi, tasso zero. Affrettati, quantitativi limitati. Notti d'Oro, Corso Umberto 271, Montesilvano, 085 44 58 973. Da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro, conviene! Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Vuoi un locale dove poter organizzare la tua festa di compleanno, di laurea, comunione, battesimo, riunione aziendale, meeting ed altro, o semplicemente una festa tra amici e vuoi che sia una serata indimenticabile tra karaoke e musica? Cerchi il modo per rendere la tua festa unica, ma hai voglia di qualcosa di originale e non del solito locale o del solito ristorante? Il posto giusto è l'Isola di Zeta. A richiesta, personale altamente qualificato e molto disponibile che sarà in grado di aiutarti ad organizzare una festa curando ogni dettaglio, con menù personalizzati e all'insegna della buona cucina. Ti aspettiamo all'Isola di Zeta. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua. E dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21:48 minuti, allora rientriamo in regia con Andrea Costantini per gli aggiornamenti sul posticipo del Frosinone.
Sì, serata senza gol finora a Frosinone, 0-0 tra Frosinone e Cremonese, 0-0 anche nel posticipo di C tra Feralpi e Pordenone. Poi Enrico, quando vuoi, ci è arrivata una formazione da un amico da casa che chiede di valutarla, potrebbe essere un 11 del Pescara, se vuoi la vediamo subito. Sì, però non deve diventare questo, lo mandiamo, non deve diventare poi un giochino per chi dite ci segue la vostra, perché... Pigliacelli, Balzano, Crescenzi, Bovo, Coda, Proietti, Palazzi, Brugman, Mancuso, Ganz, Benalì. Che ne pensate? Salutiamo Domenico, però tutti abbiamo una formazione, quindi... Ma Riccardo l'ha fatto, Clinco, no? Clinco no, lo salutiamo, però... Fare formazione. Andrea, volevo chiederti, ci sono novità sull'infermeria, sulle presenze... Allora, domani se ne saprà di più, è chiaro che nelle ultime ore ci sono degli esami che stanno interessando i giocatori infortunati, in particolare Proietti, Perrotta e Mancuso, per Proietti comunque qualche altra settimana è necessaria. Quindi anche Mancuso se lo stesso... entra nel gruppo, giusto? Anche se, allora, oggi la squadra non si è allenata, domani ci sarà la ripresa degli allenamenti. Mancuso la scorsa settimana ha continuato ad allenarsi in via differenziata, domani scopriremo se sarà inserito in gruppo e potrà essere disponibile per la prossima gara con il Cittadella. Dopo Capone e Del Sole anche Carraro in nazionale. Sì, Carraro e Del Sole con l'Under 20, stage a Giussano dall'1 al 5 e poi il test con l'Inghilterra a Gorgonzola il 5. Mentre per quanto riguarda Capone, convocato in Under 19, non ci sarà perché sarà impegnato fino all'11 di ottobre con le qualificazioni per il torneo Under 19, torneo europeo. Col Cittadella non ci sarà Capone, Dino, chi giocherà secondo te? Questa è una bella domanda. Io farei giocare Benalì. Ma ci siamo insieme. Qual è il problema? Benalì e forse Mancuso, chissà. Ah, credo Benalì pure io, sono d'accordo con lui, anche perché Mancuso, voglio dire, se rientra adesso non credo. Ma Mancuso che problema aveva? Problema muscolare. Sì, sì. Tra l'altro, sì, insomma, Benalì pure sabato è entrato si a posto di Capone. Si è strappato, ha accelerato un po'. Ma comunque ci siamo. Mancuso è quasi pronto. È guarito comunque. Guarito? Quasi pronto. Vabbè, però, insomma, adesso a parte queste notizie di attualità sull'infermeria, molti dicono perché tutti questi infortunati, sappiamo che in tante squadre ci sono tantissimi infortuni, quindi non è solo Pescara, credo che... No, infatti noi la differenza la facevamo rispetto a 5 anni fa in cui non si importava nessuno, e tanto che Zeman ha tenuto a precisare... Ha fatto una dichiarazione che ha fatto anche discutere. Esatto, dicendo che adesso ci sono giocatori che accusano il primo dolorino praticamente, oppure un compleanno, insomma è stato... Come l'hai letta quella dichiarazione? Ma con un po' di dispetto secondo me da parte sua, però... Scusami, un dispetto? No, dispetto, cioè che ci è rimasto male, voglio dire, l'ha detto in maniera non per sfottere, voglio dire, probabilmente... quello che ha detto è quello che pensa lui, però secondo me è chiaro che, come ho detto già l'altra volta, la preparazione è sempre molti hanno ritenuto che era rivolta proprio a Zampano quando i giocatori si infortunano il giorno del compleanno e quello era il giorno del compleanno, sì, no, di Zampano è possibile, però la quando fa il compleanno si fa male. No, magari no, però l'ha detto Zeman. Cioè quindi... la torta, che ne so. No, vabbè, dai, l'avrà detto a mo' di battuta. Zampano è un professionista serio. questo stiamo dicendo. No, però non ha fatto il nome di Zampano. E ho constatato io di persona che aveva dolore. Adesso che non ci siano, per fortuna, danni a livello di legamentosi è un fattore positivo, però dai, insomma, non voglio neanche pensarlo questo. No, la verità però, Enrico, quello che ho detto l'altra volta, che insomma la preparazione è sempre la stessa, però i giocatori non è che sono sempre uguali. Certo. Tant'è vero che lui stesso ha detto che Ganz ha avuto problemi per la preparazione, quindi evidentemente anche in base al fisico che uno ha non è che è sempre la stessa riuscita, perché è ovvio, soprattutto se sono problemi muscolari, chiaramente dipende anche dalla costituzione fisica proprio del giocatore, quindi non è al di là di... Vabbè, adesso facciamo un altro tipo di discorso invece. Certo. Perché la città è ancora divisa su Zeman? Blasioli. Io vedo una grande passione nei confronti del mister, quindi insomma al di là di qualche proprio amante conservatore del classico calcio dall'1-0 dalla ferrea Juventus, io credo che invece la città di Pescara apprezzi gli allenatori che ci facciano divertire. Il pubblico di Pescara vuole il divertimento, lo noto allo stadio, vedo una curva molto molto entusiasta di Zeman, quindi non credo che ci sia questa discordanza. Sono d'accordo con lui.
Antonio. D'accordo con lui, l'abbiamo detto pure un'altra volta, cioè Pescara piace questo tipo di calcio, ma è nella storia, da Cadei poi, anche da parte di Rosati, nei momenti migliori, sì, di Tom. Questo sì, però nella sui social, Leo, non so se vieni incontro un po' alla mia domanda, sì, Leone, perché, certo, perché come tanti, tutti gli allenatori, non può piacere a tutti, ci no, ma sicuramente, tanti cioè, sicuramente non hanno perdonato il fatto di Roma, quando andammo in Serie A, che lì in piazza disse delle cose e poi certo, automaticamente cioè, cambiò idea per andare a Roma, quindi sicuramente tante persone sono legate al dito questa scelta che hanno fatto, che ha fatto lui a tempi, quindi, e tanti, secondo me ci metto anche una piccola percentuale di quelli che remano contro a prescindere, quindi chiunque ci sia. Perché remano contro a prescindere? Ma perché probabilmente in società non sopportano più gli uomini che ci sono, e quindi pur di non dare una gioia a presidente e dirigenti, sperano nel fallimento, pur di dire hai visto, c'avevo ragione. Quindi solo per dire avevo ragione io. Dino, tu che sei vicino alla società, perché sei stato anche sponsor l'anno scorso. Ho dato una mano, è stato chiesto, ho dato una mano. Noti questa rigidità nei confronti del presidente, di Zeman, più verso il presidente? Non è che l'ho noto io, insomma, no? C'è il Sebastiani Vaffa, insomma. È una routine ormai, io poi vengo ma da 15 anni di Brescia. Che è dettato dal fatto di dire avevo ragione io. Allora, Pescara è una città oppure fantastica, i pescaresi sono eccezionali, ma noi tutti siamo un po' rancorosi, un po', cioè, ci accomuna questa cosa, io per primo, poi chi più chi meno. Cioè, quello che ha detto Leo è la pura verità, insomma, ecco. E molti dicono Zeman se n'è andato, ma Zeman è andato alla Roma, non è che è andato al Cittadello, è andato in un'altra squadra quando abbiamo vinto il campionato. Sotto silenzio quello che ha detto, vengo da 15 anni di Brescia. Quanti anni hanno detto? No, Corrione, nel senso buon'anima, che alla buonanima di Corrioni, che ha fatto, io credo Brescia non vedrà mai più quei campioni che ha portato Gino Corrioni. A Scipilio Oliveri quanti ne sono state dette? Ma dico, è una routine che si ripete, no? Perché è la storia che evidentemente la società è della città. Ha ragione la tifoseria che ha il proprio presidente. Ma io vi allora, vi dico, piatto della bilancia ci metto anche. Io vi dico solo una cosa, io volevo ricordare solo una cosa, non so se avete notato, ma sicuramente voi, ma anche i telespettatori. Domenica c'è stata una partita, ma non di una squadra, il Renato, la Gione Erminia, che non gli hanno aperto lo stadio per giocare, no? Modena. Questa squadra si chiama Modena. Ragazzi, il calcio è una cosa seria, insomma, il calcio va amministrato in una certa maniera, e chi amministra il calcio lo deve saper fare, deve far quadrare i conti come un'azienda qualsiasi, perché altrimenti si rischia il baratro, e noi l'abbiamo già avuto un paio di volte il baratro. Quindi quando si contesta a prescindere, e io non difendo nessuno perché mangio a casa mia, ma cerco di essere obiettivo, quando a prescindere si contesta una società, non un presidente, una società che in 5 anni o 6, adesso non mi ricordo, ha fatto 3 promozioni, perché anche a Brescia, anche a Bologna, avremmo vinto la serie. 3 promozioni, ma come si può contestare? E continua a fare. Poi l'anno scorso è stata una tragedia. Continua a fare. Dove io da pescarese mi vergogno, ma vi garantisco che il presidente si vergogna più di tutti quanti noi. Perché noi ci vergogniamo e basta, lui ha fatto un flop anche economico. Se vogliamo parlare materialisticamente parlando, cioè ho sentito dire poi se ne parla, no, questo è voluto retrocedere, ma io non gli rispondo neanche, perché nella vita proprio non esiste una persona che vuole retrocedere, nella vita, non nel calcio. Sì, ma poi a livello economico retrocedere è mai una tragedia. Con i presidenti, dal vecchio Galeota. Posso dire, mi do un ricordo per rinfrescare. Allora Galeota ha avuto la polizia davanti a casa, non l'aggredivano. Bruciata la villa. Marinelli e De Cecco costretti a scappare da una porta di servizio quando è ceduto la società, hanno ceduto la società che aveva conquistato la Serie A a Scibiglia, accolto come il Messia. Qualche anno dopo Scibiglia è stato praticamente, il pubblico l'ha odiato, quindi è una cosa ricorrente. Scibiglia Oliveri anche. Scibiglia Oliveri, certo. No, voglio dire, il problema vero è che quando si trascende è una questione di cultura. È un problema serio, cioè quello. Ma scusa, ma se andate al cinema a vedere un film, altre, pagate il biglietto, il film una mattonata, cosa fate? Cioè dalla casa degli attori? Forse da qualche parte campagna, altro succede di peggio, però e questa è una costante normale di quando non hai risultato, perché purtroppo la piazza è quella, al di là di... Invece, quando si esagera dai a questo tipo di atteggiamento di una parte, per fortuna, del ambientale. Se l'atteggiamento è quello che dice Leo, è una magra consolazione, dobbiamo stare vicini alla squadra. Io credo che questa società invece stia ponendo le basi per un futuro
che è molto molto in là da venire, perché insomma il nuovo stadio dimostra che c'è una compagine societaria che ha tutt'altro che la voglia di abbandonare. Adesso devo coinvolgerti anche come amministratore della città, perché in settimana c'è stata quella riunione per il nuovo stadio. In poche parole, perché poi richiede tempo un discorso del genere, ritieni che sia una scelta giusta per la città? Intanto una scelta possibile nell'arco di 3 anni, così come prevede il progetto, cioè 1 anno per la documentazione e 2 per la realizzazione dei lavori? Intanto diciamo che i primi che sono partiti con l'idea di una realizzazione di un nuovo stadio è proprio il Comune di Pescara, perché noi siamo un comune ammesso al piano di riequilibrio economico finanziario, che significa che per quei servizi dobbiamo stare sotto la soglia del 36%, e lo stadio al Comune di Pescara, la gestione dello stadio costa oltre 1 milione. Questo significa che siamo stati costretti ad aumentare un po' i canoni di tutte quante le società sportive che giocano nei nostri campi comunali, quindi se potessimo diciamo fare a meno di pagare 1 milione di euro l'anno per lo stadio, sicuramente sarebbe ottimo per le nostre casse. Avevamo puntato sullo stadio Cornacchia, ma lì la soprintendenza insomma ci ha detto che ci dovevamo fermare. Questo significa però aver ottenuto il grande vantaggio di realizzare un nuovo stadio, le cui carte però sono tutte quante da vedere e da studiare anche in consiglio comunale, che ci consente di non delocalizzare la squadra negli anni di realizzazione dello stadio, perché la squadra rimarrebbe allo stadio Cornacchia, si potrebbe avere un nuovo stadio con una nuova fermata dell'autobus, 1800 posti auto e il parcheggio previsto tra sopra e sotto. Capienza, certo, la ricordiamo, superiore a 20.000, perché in 20.700, quasi 21.000, certo dobbiamo fare in modo che questo stadio non si trasformi in un nuovo centro commerciale, perché la città di Pescara in generale non ne ha bisogno. In breve, il costo? E i costi sono molto alti, però vediamo insomma quello che si realizzerà e poi vediamo un piano economico finanziario sulla carta. Sì, sì. No, io un intervento lo faccio da pescarese, non da appassionato di calcio, da pescarese. Io preferirei che l'amministrazione risolvesse per esempio per prima il problema dell'area di risulta, che è una cosa che ci portiamo dietro da più di 20 anni. No, no, 20 anni, attenzione, 20 anni. Sono 20 anni che portiamo avanti questa cosa. Quindi al di là di tutto non è una cosa che mi entusiasma, nel senso che questa è una città che a mio avviso ha bisogno soprattutto di servizi. Il problema della strada parco che non si risolve, l'asse attrezzato, cioè ci sono tanti di quei problemi, il mare, voglio dire, che alla fine quello del nuovo impianto, che tra l'altro come hai detto tu, chiaramente bisogna vedere, non è che può essere un impianto a sé stante come ha fatto Frosinone, come ha fatto la Sardegna, Cagliari. Bisogna vedere qual è anche l'incidenza sul piano dell'indotto, della costruzione che ci saranno, quindi non è una cosa semplice. Io adesso vorrei evitare che il titolo Cittadella di Scordanza si trasformasse nella Cittadella Sportiva di Pescara. La chiudiamo della questa parentesi con la riflessione, però una cosa, D'Antonio, lo voglio dire, è che se avremo occasione di restare nuovamente in trasmissione, sì, magari dopo la prima settimana di novembre, qui veniamo con un progetto dell'area di risulta già portato in consiglio comunale come variante questo, urbanistica. Credo che sia un grande questo, risultato insomma, come primo obiettivo della città insomma, poi dopo. A livello sportivo ovviamente dobbiamo fare i complimenti al Frosinone, che ha fatto questo gioiello stadio nuovo proprio questa sera, è stato inaugurato. Andrea, novità da Frosinone? Non ce ne sono, la partita è tiratissima, la Cremonese poco fa ha avuto una palla gol importante per passare in vantaggio, però è una gara che può sbloccarsi da un momento all'altro, il risultato di pareggio al momento però è giusto, 0-0. E c'è Zappacor che dice, avete capito che significa il pareggio di Cremona? Ci scrivono e mi attaccano. No. Io ho detto prima che la Cremonese è forte. Vi dirò un'altra cosa, sempre a mio modesto parere, ma poi confortato da chi se ne intende molto più di me, lì allo stadio. La Cremonese sta giocando con dei giocatori forti, ma fuori ruolo. Se puta caso dovessero mettere i giocatori al posto loro, io credo che la Cremonese è una delle candidate ad alzare in Serie A più del Frosinone. Cos'è oggi? 2 ottobre? Ricordiamocelo. Sì, mancava Croce contro il Pescara. Non lascia perdere chi mancava, cioè giocatori fuori ruolo, piccolo affare il trequartista, giocatori fuori ruolo, ma questo lo dicevano persone competenti su a Cremona. Stai ripetendo qualcosa che ha detto una persona competente, non è una tua idea.
No, dico, io mi sono confrontato con persone più molto più competenti di me. No, io sono solo 27 anni e sono in mondo del calcio. Qualcuno tipo Enrico, sono, ecco, Francesco, sono 60 anni. Beh, c'è Antonio che ha i capelli bianchi più di noi, quindi... Dino, qualche anno più di te ce l'ho, dai. Appunto, dico, no, mi confronto con voi, con chi mi devo confrontare? No, comunque, certo, non con Leo Sfamuri, sono d'accordo con il signore, che non capisco che ci fa qua, ma comunque... Dino, ti vorrei... parlare della Virtus Pescara. Dino, vorrei ricordare che la differenza che ho fatto tra il fatto che non hai preso gol a Cremona e che lei hai vinto era proprio che la cremonese è più forte del Carpi. Questo l'ho visto pure io, voglio dire. Leo, mi dicevi, io vado sempre in trasferta, però ancora non c'è questo grosso seguito. Nelle ultime due partite di Cremona e Carpi molti sono venuti dal nord. Quando ritieni che possa scattare la scintilla per coinvolgere più tifosi? Sono domandaccio. No, perché siete sempre i soliti, no? Sì, su questo proprio, sì. Vabbè, sto periodo è andata proprio male perché sono capitate tre trasferte consecutive di sabato. Anche sempre di sabato si giocherà. No, però sono capitate Salerno, Cremona e Carpi senza neanche un po' di sosta, nel senso tre di fila, anche per il portafoglio non è una cosa semplice. È vero. Perché comunque una trasferta costa 40, 50, 60, 70 euro in base alla distanza, pulmini e cose varie. Purtroppo Pescara da questo punto di vista... Non per accendersi cosa deve succedere? Guarda, perché abbiamo rivisto l'inizio degli ultimi campionati di Serie B e il Pescara, ripetiamo, ha fatto più punti di Oddo quando ha vinto il campionato, più punti di Baroni, lì non era difficile perché Baroni era partito male, non perché è Baroni. Quindi negli ultimi anni questa è stata una delle migliori partenze, certo. Nonostante tutte le difficoltà, tutte le... discordanze nostre in studio, quindi... Guarda, io sono convinto che il disinnamoramento di tante persone è data dal rapporto dalla retrocessione. La retrocessione secondo me è stata già consolidata e superata, anche perché siamo stati fortunati quest'anno a capitare la prima partita col Foggia, che era una partita importantissima per la tifoseria, per il rapporto comunque con il Foggia, e aver vinto 5-1 comunque ci ha dato lo slancio per poter partire in pompa magna. Il problema credo che tante persone sono disinnamorate per il rapporto società, sicuramente con la figura del presidente parecchie persone sicuramente non torneranno allo stadio o torneranno o fanno finta di non tornarci e poi si nascondono e torneranno quando le cose andranno bene, benissimo. E il problema è che... Perché pesa troppo fare la Serie B ad alti livelli? Probabilmente tanti o non gli va bene, non gli vanno bene tante cose. È un discorso che si può condividere, ma non capirò mai. Ma certo, nessuno che sto parlando questa cosa. Appunto, no, ma infatti non mi riferisco a te, mi riferisco a caso. Ossia, sei tifoso del Pescara, sei di Pescara, scusami, Francesco, dopo ti piace il calcio? Vai a vedere il Pescara, ma che te ne frega, no, vabbè, se il presidente discorso... si chiama Sebastiano, si chiama Scibiglia. Scusa per non venirci, perché tanto alla fine. Allora, io non credo che sia questo il motivo. Però fidati che tante persone prendono come scusa il fatto che sta con nulla su. Mo ti rispondo io perché erano tutti quanti convinti, la dimostrazione che si discute qui e in qualunque altro barro salotto, che con il ritorno di Zeman si sarebbe visto da subito. Il calcio di Champagne, 18 punti. Il Pescara che vince 5-1 col Foggia. La partita dopo 4-1, la partita dopo 3-1, si capisce che sono ironico. Sì, la terza, la quarta partita 7-0, poi 8-0, siccome mentre si sono ha detto una cosa vera, forse perché Leo, se no c'ha ragione lui. No, no, c'ha ragione Leo, che forse il Pescarese non ama più la maglia, città. Il colore. Lo dice che lo so, ama il Pescarese non ama più. Se no non c'è spiegazione. I numeri ci dicono perché che l'inizio sempre è positivo. Io faccio sempre gli esempi di Pisa, Como, Ancona, Lucchese, Lecce, se è finito il calcio. Non esiste bravo. Più il calcio. Noi abbiamo una squadra dei playoff, domenica è 12:30, dobbiamo essere 15.000. Dino, secondo tu prima cosa chiedevi a Leo? Invece. No, non capisco, visto che sicuramente ne sa più lui, io ho sentito dire, ma cosa hanno da imputare al presidente oltre a tutto quello che si è letto, è successo in quest'estate, cessioni, non cessioni, cessioni sfumate, acquisti, cioè qual è le colpe che danno al presidente? Si va in trasferta perché non ci sta una lira. Gli avellinesi vanno in 800, i perugini vanno in 700 e non pensi che l'Avellino ci sta tutte queste aziende miliardarie che danno gli stipendi a 4.000 euro al mese. È la classica scusa del pescarese, perché poi per fare altre cose ce l'avete. La passione è un'altra, perché non pensate che io ho i miliardi in tasca. Io ci metto 400 euro a trasferto, per amore di Dio posso rimettere, ma non vado in vacanza da 3 anni. Perché preferisco spendere 400 euro al mese per andare a trasferto al Pescara che andarmene in Kenya.
Se una persona in base a quello che può fare, fa. Non penso che Carpi 35 euro avrebbe inciso così tanto nelle tasche delle persone, che si preferisce fare altro invece andare in trasferta. L'amore per i colori sono un'altra cosa. Ma questo è il discorso genuino di un tifoso puro. Se mi permette, sì. Enrico, volevo dire che vabbè, ho visto la partita col Carpi in televisione, si sentivano solo i pescaresi. Ma eravamo 240, una squadra che sta in piena zona playoff, sì, probabilmente. Sì, sentivamo solo noi, quindi sì, insomma, il Carpi non rimbalza mai. 200 e paghiamo per il doppio. Diciamo che i tifosi del Carpi erano 14. Ma comunque non mi ha risposto. Cosa hanno da imputare al presidente? O alla sicuramente le due male gestioni della Serie A. Le promozioni? È no. Quello che volevo dire. Sicuramente al 100% solo il problema nasce a mio avviso. Quello dico, probabilmente su 8 anni si vedono più le due male gestioni di Serie A, che la promozione della C alla B, la promozione della B alla A e una forse playoff dalla C dalla B alla A è una cosa che gli spetta farlo. No, ti vedi, io sto facendo un'analisi. La disaffezione nasce soprattutto da come sono maturate quelle due retrocessioni della A. Voglio dire, sono state due campionati vergognosi, tenendo conto che tutte e due le volte il Pescara ha fatto il record di abbonati in quegli anni, in quelle due stagioni, perché l'attesa era fortissima e la delusione è stata cocente in maniera, cioè tu quando accumuli queste due, la disaffezione nasce soprattutto da queste due retrocessioni in quel modo, che probabilmente se avessi avuto la possibilità di lottare fino in fondo tutte e due i campionati probabilmente era un altro discorso, tenendo conto che quegli abbonati che erano 10.000, 8.000, gran parte non sono i tifosi affezionati del Pescara, perché il Pescara vuole sempre un pubblico di 4-5.000, quello è il pubblico del Pescara, è quello da 30 anni, da 40 anni a questa parte. Chiaramente il malumore, il malessere è nato perché poi chiaramente tanta gente che si è accostata con la speranza di vedere questa squadra in maniera eccezionale in Serie A è stata delusa in maniera atroce, direi io, perché alla fine insomma sono due campionati veramente che sono entrati nella storia dei privati negativi. Allora, discordiamo che l'anno che andammo in Serie A quel tempo, quando ci fu gli abbonamenti che spararono al massimo, è stato già il primo evento di rottura. Secondo me il presidente non si è fatto mai amare per il suo punto di vista mediatico e dal punto di vista di interazione con la gente, è una cosa dato di fatto, nel senso che probabilmente ha un atteggiamento abbastanza arrogante nei confronti delle persone che comunque tifano Pescara. Poi c'è la persona intelligente che accetta il confronto con Tutto De Leonardis, poi ci faceva una magnata insieme e cinema. Ci sono quelle persone che dicono, ma che vuoi su tecnicamente? Al di là del merito sportivo che può avere quando vai in Serie A e del demerito sportivo quando fai i danni in Serie A per riscendere in Serie B. Però il problema probabilmente è l'atteggiamento che lui ha avuto nel corso degli anni nei confronti della piazza, di questa, tra virgolette, guerra o di questa faziosità che a lunga ha portato alla rottura ma non è che la colpa è sua, se andate a valutare. Dino scuote la testa, non... No. Allora, ma il calcio è bello perché... Allora, due retrocessioni fa andammo in Serie A, no? E si è presa una linea, cioè di cambiare la squadra, si presero giocatori di categoria, allenatori, un attaccante, non so, aveva fatto due gol all'Inter, 3,8 milioni più ingaggio e tutto quanto, fece due gol con noi, ma comunque si è speso dei soldi, no? Si è retrocessi. L'anno scorso si fa un altro tipo di discorso, confermiamo il blocco, ma sto blocco confermato non è che l'ha deciso Sebastiani, è stato deciso insieme, cioè un allenatore dice ma secondo me bisogna confermare un blocco, il presidente dice confermiamo un blocco, bisogna prendere un attaccante, lo sappiamo, bisogna prendere, non facciamo gli errori passati che poi se no adesso ci affondiamo, come stiamo ancora leccando le ferite di Vukosic se vogliamo parlare serio, ok? E non è andata bene, è stata una debacle, ma i primi che ci sono rimasti veramente male e scottati, non solo moralmente ma anche economicamente, sono i dirigenti. Ma su quello non ci piove, noi stiamo quindi quando il bar ti senti dire il problema nel calcio le vittorie sono di tutti, le sconfitte sono del senso presidente e questo sto cercando di far capire questo, è giusto che si crea, però non può essere il motivo della il motivo reale è quello ambientale. Purtroppo è quello, perché sono state due stagioni allucinanti, ma io l'ho vissuta ma da qui a non andare più allo stadio è ingiustificato, cioè quella gran parte dei 10.000 abbonati. Gli anni della serie A, giudizi, e quando comunque gli anni in cui si va in Serie A,
quando c'è Pescara U, Pescara Mia, io personalmente, quindi mi assumo la responsabilità di quello che dico, nella linea dove mi metto io, Nerete, Teramo, Ascoli, ragazzi, allo stadio vanno 4-5 mila persone, come ha detto Totò De Leonardi, da 40 anni. Il biglietto di Pescara Juve, quindi poi 1.000 euro. Io detto, allora, io l'ho detto io una volta in un'intervista, si è ribaltato il mondo. Perché i 4-5 mila, c'è gente che va allo stadio sempre, non trovava il biglietto per andare a vedere Pescara Juve, ma gente che ci va sempre. Beh, sono d'accordo con te. Va bene, pubblicità e poi ultimo quarto d'ora di trasmissione, tra poco. Da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro a Montesilvano svuota tutto. Sconti fino all'80% su biancheria grandi marchi, Borbonese, Blue Marine, Liu Zhou, Bellora, Fazzini, Down & Step. Piumino naturale da 89 euro. Copri piumino da 24,90 euro. Trapunte da 39,90 euro. Accappatoi spugna da 14,90 euro. Affrettati, quantitativi limitati. Notti d'Oro, Corso Umberto 271, Montesilvano. 085 44 58 973. Da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro conviene. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 22:18 minuti, allora Andrea Costantini, aggiornamento da Frosinone, così vediamo la classifica. È in corso l'ultimo minuto regolamentare, quindi siamo al 90esimo, 0-0 sempre tra Frosinone e Cremonese, 0-0 anche in Serie C tra Feralpi e Pordenone. Vogliamo aspettare quindi il finale per la classifica, perché molte volte le partite... Francesco, stavi dicendo... Che certe cose non si possono dire, non si possono dire No, lascia stare. Si continuava a parlare, come si diverte?
A gennaio prossimo facciamo 25 anni di matrimonio. Di matrimonio, sì, di matrimonio. È il 2018, sì. Mai litigato. Matrimonio televisivo. Fermati, ancora sì, no, perché pure Antonio, da persona intelligente, esperto, mi ha detto, lascia bene, certe cose non si possono dire. Stava dicendo che sono stati fatti degli errori in passato. Degli errori clamorosi, degli errori maliziosi. Beh, diciamo pure che la gente è convinta che sono stati fatti errori maliziosi, ed ecco perché. Mi spieghi perché dici da persona intelligente quando siamo in diretta, quando non siamo in diretta dici che non capisce niente di calcio, Antonio? Perché quando usciamo tra di noi ci possiamo dire quello che ci pare. Poi in televisione rimango diciamo quello che è la realtà. No, è bene, Antonio. Scherzo, non l'ha mai detto, non l'ha mai detto. Però ripeto, si diverte. Quando adesso stasera no, ma certe volte sentiamo un'intervista per dire del presidente o di un altro, non la sentiamo, rientriamo dalla missione. Francesco, sei d'accordo con sei d'accordo con quello che ha detto il presidente? Aspetta, Tudino, però non puoi rispondere a tutti i messaggi. No, veramente, che non ci vedo, che non sono indifendibili, scrivono però. Cos'è che non è successo? No, niente. Non difendere l'indifendibile, ognuno sarebbe ognuno ha detto bene Enrico, ognuno può. Io difendo Sebastiano. Io difendo Scibigli, Corrione, Oliveri, tutti coloro che prendono in mano una società di calcio, un'azienda, un ufficio, qualunque sia il posto di comando, vanno difesi fino a prova contraria, altrimenti la società la comprate voi, ci mettete i soldini, poi se siete bravi guadagnate i soldini, se non siete bravi ci andate pari, se siete delle catastrofi ci andate in galera, come c'avete Gaucci, come c'avete Longarini, se volete vi faccio un elenco di persone che pensavano di fare il mondo del calcio facendoci soldi. Corrione ci ha ipotecato anche il garage per la città di Brescia. E negli ultimi 10 anni Corrioni vaffa, sparisce quella. Ve lo garantisco, lo vivo in prima persona, tuttora sono amici miei di famiglia. I Corrioni hanno ipotecato per il Brescia, sono già 2 anni e mezzo che non sono più proprietari, a tuttora anche il garage. Quindi chiunque manda dei messaggi, chiunque parla di calcio, deve sapere che nel mondo del calcio, come nelle aziende, come in qualsiasi cosa, si può ridere, si può star normali e si può anche piangere. Quindi chiunque prende in mano un'eredini, il direttore, perché è odiato da tutti di un'azienda? Perché il direttore alle 9:05 prende una sedia, gliela dà la dipendenza se non arriva. Allora il direttore è un testa di, ok? Allora, il presidente, chiunque esso sia, io non sto difendendo nessuno perché ringraziando il Padre Eterno mangerevo a casa mia. No, io quelli che fanno calcio. Io dico semplicemente che a Pescara la storia dice che questa società è non Sebastiano. Io sul piano. Compreso quelli che l'hanno preso 9 anni fa, hanno vinto 5-6 campionati, solo da applaudire. E se si mettono qualche soldo in tasca, rompiamo questo argine, solo da applaudire 3 volte, non una volta, 3 volte. Ok? Perché bisogna finirle con la squadra della città, la squadra del presidente e della dirigenza, come l'azienda. Quindi non serve, scusate, Marinello, lo conoscete? Perché non critichiamo la Marifarma? Quando guadagna la Marifarma? Marinello, personaggio pubblico, mi permette di dirlo perché è un amico. Ma come? Nessuno parla. Parliamo delle aziende. Allora, parliamo del Toto, quando guadagna Toto? Andiamo a fare i televisori. Zampa Corta, quando guadagna? Venite a chiedere. Io ve lo dico, non c'è mica problema. Però vi dico pure che fa 170.000 km l'anno. Tutti bravi a parlare sono, io non difendo nessuno, ok? Allora, non difendo nessuno. Sono stati discorsi in maniera più seria, non perché prima scherzavamo, sono dei discorsi che toccano sì a livello imprenditoriale, perché poi ci sono di mezzo le aziende, le famiglie, esatto. E vogliamo restare nell'ambito sportivo, perché è normale, come diceva prima Antonio, secondo il suo punto di vista il presidente è criticato. Svegliarsi alle 4 di notte con la casa che va in fiamme, io purtroppo ho vissuto tanti anni fa, nel 93, grandisco, non è una cosa bella. Ma ci mancherebbe. Quindi che dove io non devo difendere nessuno, io parlo dei fatti. Ma non è questione di 9 anni, 6 promozioni, la cosa vuoi dire? Io sostengo da poi ci sono state 2 retrocessioni. La bilancia, io metto, sono tutti questi gli errori che commette un presidente? Può essere del Pescara, può essere tutti del Teramo, può essere errori, della Juventus. Questo commette gli errori, benissimo. Continua a fare calcio, sì. Mi garantisce che comincia un campionato, ne finisce un altro e magari, tipo come Sebastiani, per più anni?
Per me è più importante questo di questo. Certo, poi qui quando si analizza la parte prettamente calcistica riferita ai 90 minuti della domenica, se analizzi che se prendi, com'è che si chiamava lui centravanti, Caravaglio, com'è quello di due anni fa, quell'altro. Adesso chiudiamo questo discorso. No, allora scusate, devo spezzare un'altra parentesi perché vorrei che la gente che mi ascolta capisse bene. Io voglio fare degli esempi in modo che ci si capisce. Torno su Brescia. E come Brescia, che l'ho vissuta per 15 anni prima persona, per quello parlo spesso di Brescia. Adesso io sono di Pescara, vivo Pescara, la vivo dentro, la vivo fuori, sento i bar. Comunque, a Brescia hanno massacrato, come all'epoca Scibiglia, per 7-8 anni la buonanima di Gino Corrioni. Gino Corrioni è nato a Brescia, Ospitaletto, ha il cuore delle rondinelle da sempre. Ci ha rimesso quello che vi ho detto io, anzi vi dico di più, per un periodo stavo inattivo, dopodiché da Baggio in poi è stata una debacle, ma Baggio l'ha preso per la città, non tanto per dire ho preso Baggio, per la città, io andavo allo stadio sempre pieno. Comunque, arriviamo a quello che voglio dire, oggi il Brescia fino a due mesi fa era in mano a un signore, si chiama Ubi. Voi pensate che sia Umberto? No, Ubi e Ubi Banca. Amico e finale, Bonometti, 0-0 direttore di Ubi Banca, che non è di Brescia, ma è di Bergamo. Quindi Bergamo e Brescia è come Chieti e Pescara. Quindi là chi critichi? Ubi? Ubi vai a casa? No, aspettate, finisco. Oggi è in mano un signore. Chi ha comprato il Brescia, signori? Se no non potete stare qua. Cellino. Serio, eh? Cellino. Chi? Cellino. No, allora tu, bocciato. Chi ha preso il Brescia? Non lo so. Massimo Cellino. Cellino. Non discuto io di Massimo Cellino, non sta a me dirlo, ma la storia di Massimo Cellino calcistica viene da grandi trionfi e grandi tonfi, ma soprattutto tonfi finiti anche dietro le gabbie. Adesso la domanda che io faccio a chi dice difendo, che cosa gliene può fregare a Massimo Cellino da Quartus Antelena di Brescia? E della città di Brescia e dei tifosi di Brescia. Dino, allora è palese che parli perché c'è un interesse. Le cose importanti. Ah, però dove arrivare? No, fammi capire. Voglio arrivare tu al stai dunque. Dicendo, no, Antonio, quelle... scusa. No, scusa, io voglio dire che non difendo forse nessuno. Il motivo Dottor, vero io non per cui Sebastiani non è amato in questa città, perché molti sostengono che abbia un tornaconto personale con questa società e che addirittura sia l'unica attività. Forse pure di Corrioni lo pensava, no? Ma no, il problema è quello, ma il calcio è uguale a tutte le latitudini. Ricordiamo che prima di entrare nella Pescara Calcio era il primo nella denuncia dei redditi in questa città, quindi non è che ha bisogno del Pescara come attività professionale. Poi, come dici tu Antonio giustamente, si vince, si perde, si fanno errori, ma da qui a creare un astio di questo genere, avallato anche da illazioni, fuori luogo. Da illazioni non solo dei tifosi, ma anche da alcuni giornalisti, da alcuni organi di informazione, perché noi non siamo nella categoria che dobbiamo difendere a tutti i costi, allora ce ne passa. Poi c'è chi crede a quel soggetto che dà informazione e chi invece ripudia quello che quello si che dice. Voglio dire io, come l'ha detto Dino, accalorandosi in maniera forse esagerata. No, perché mi dà fastidio quando dici difendi l'indifendibile. Io non sto difendendo nessuno. Ma no, tu però io sono il primo critico a Sebastiani. Scusiamo Antonio perché dobbiamo anche chiudere. Tu stai difendendo te stesso perché dice tu sei, non è che stai difendendo gli altri, stai difendendo te stesso perché ti ha accusato che tu difendi l'indifendibile. No, scusami, quello che hai detto per Corrioni, voglio dire, vale pure per le altre piazze, e in particolare per Pescara. Se tu no, non ce ne sono più di piazze. No, Antonio, che sono capite. Ma dove è un presidente di A e B che è della città ma sua? Ma t'ho capito. Allora, ma il Cagliari non sa neanche lui di dov'è. Guardate che è successo ma a Modena. Ma sono capite. Ditemi dell'Inter e del Milan. Ditemi un po' chi li comanda. Se i cinesi vengono qua per far sorridere la curva dei leoni. Ma certo. Vengono per fare business, ma però nessuno ne parla. Ma come ne e continuano ad attaccare uno che non è uno, ripeto, una società compreso chi ci ha fatto parte prima, che in 9 anni ha vinto 6 campionati. Ma non è mai successo questo. Con 2 debacle clamorose. Allora, debacle clamorose. Io se posso, se mi permette, come amministratore? Come amministratore, sì. Perché noi diciamo su questa vicenda, sulla vicenda che ha riguardato il presidente della Pescara Calcio, siamo anche intervenuti con un comunicato stampa di solidarietà. Io credo che in questo momento vada predicato il linguaggio della moderazione per evitare che si possano ripetere episodi veramente brutti come quelli che abbiamo vissuto. Zeman secondo me è l'allenatore adatto per riportare il linguaggio nello sport vero, quello che ci piace, e quindi siamo vicini alla squadra. Beh, Leo, la Virtus Pescara sabato giocherà contro? No, giochiamo domenica alle 11. Sì, giochiamo domenica alle 11. La classifica questa è il prossimo turno. Col Farindo la giochiamo, non è alle Gesuiti, perché non giochiamo a stadio. Questa è la classifica aggiornata dopo il pari del Frosinone con la Cremonese. Una sorpresa, Antonio, pure la B
ci porta anche a questi risultati. No, me l'aspettavo perché Frosinone al comando con 14 punti, a 13 Perugia, Palermo, Avellino, la Cremonese sale a quota 9. Ogni partita dunque presenta ma la Cremonese mi ha fatto una buona impressione, pensavo che potesse fare le sta rispettando anche un pochettino le... Leo, ti devo chiedere, lo sai, no, il pronostico per fine campionato, perché abbiamo ritardato un po' la tua presenza inizio di stagione, come finiremo quest'anno? Io credo che così come stiamo dal quinto all'ottavo posto. Vabbè. Francesco, pronostico per Pescara Cittadella, così più facile la domanda. Vince il Pescara, mo quando non lo so, però vince. Adesso è una squadra in salute. Partecipare a una trasmissione di sport o di politica? Più facile quella di sport, sicuramente. Credo, però i contenuti tecnici sono più rilevanti, perché il calcio è alla portata di tutti e quando uno dà contenuti, come fa spesso Antonio, è più apprezzato. Grazie Antonio Renardi, grazie Antonio Blasioli, grazie a Dino Zappacorta. Non continuare a leggere i messaggi, perché intanto hai bisogno degli occhialini e poi... Grazie a Francesco Di Francesco, a Leo Spavurri, grazie a Andrea Costantini, c'è altro da aggiungere? Buonasera a tutti. No, grazie a Maurizio Dagui in regia, Roberto Pulimanti, Gaetano Terio e Stefano Recanati. Grazie per averci scelto. Serie B con te.it, il campionato degli italiani.